Mi dicono che sta arrivando il team di Sir Cromalot e a quanto pare vengono alla loro solita maniera, schivi e dimessi. A quanto vedo i Cromalot hanno portato tutti i loro fan. Non ne hanno così tanti, devono aver chiamato anche i parenti. Non vi preoccupate per i parcheggi. Non vi fermerete a lungo. Questo sì che è un bel ingresso. Plundergirls, vi facciamo vedere noi cos'è un ingresso. Sarebbe ora che voi ragazzine vi deste un look un po' più decente. Sentite, Plundergirls, ogni volta che muovo il piede voi muovete la bocca. L'ultima volta ragazzi, che ho visto una bocca come la vostra era attaccata a un amo. Che ne dite di vedervela sull'arena? Quella di stasera sarà proprio una vendetta con i fiocchi. Adesso facciamo una breve pausa e poi vi lancio la prossima guerra tra Plundergirls 5 e Sir Cromalot, il killer dal sangue blu. State lì su Robot World. In un hobby dell'anno 2001 abbiamo appesantito un po' i materiali, abbiamo messo dei motori, ma soprattutto abbiamo montato delle armi micidiali a quei bei bestioni. Ma la cosa bella è che sono rimasti dei giocattoli, per così dire. E allora largo i bambolini telecomandati da guerra, ecco voi Plundergirls 5 e Sir Cromalot. Per il torneo La Vendetta, Plundergirls 5 dovrà vedersela con Sir Cromalot. Da South Hockenden, l'Essex, Sir Cromalot. Costruito utilizzando il cerchione della ruota di un camion con un ribaltatore pneumatico e un arpione, i ragazzi dell'Essex ci hanno abituato a vederne delle belle, quindi anche Cromalot non sarà da meno. Da Alton in Hampshire, Plundergirls 5. Plundergirls 5 è un robot basso, largo, veloce e con un potente artiglio. È dotato di tenaglie e sollevatore e forse anche dell'autoraddrizzamento. Roboteers, stand by. La tensione è altissima. Ecco Plundergirls con Mike Onslow e Brian Kilburn. Con i pollici alzati e Sir Cromalot. Ma cosa hanno messo sopra? Ridicolo. Steve Merrill e Ray Tate. Beh, fanno una certa paura. Si sono tanto odiati, Sir Cromalot e Plundergirls 5. E adesso si ritrovano di fronte per una sfida finale. Li abbiamo imparati a conoscere nelle precedenti serie di Robot Wars. Sono ancora più perfezionati, ancora più potenti, ancora più cattivi entrambi. Plundergirls 5 piazza un primo colpo che sembra che riesce a staccare sicuramente qualche pezzo da parte di Sir Cromalot. I giudici all'opera. Nel caso di un verdetto ai punti, ovviamente sappiamo quali sono le categorie che vengono considerate, gli aspetti che vengono considerati, ma garrisce ancora al vento la bandiera di Sir Cromalot che cerca il ribaltamento. Plundergirls però non si fa sorprendere ed è sempre sulle sue ruote mentre Sir Cromalot va a provocare in qualche modo Sergeant Bash. Lo avvicina anche a Plundergirls 5, forse un tentativo, una sorta di tattica, di strategia. Plundergirls 5 invece con la sua tradizionale forza bruta vuole il faccia a faccia, vuole lo scontro diretto. Ancora i giudici all'opera cercando di mettere in evidenza e di segnare sui loro personalissimi cartellini i puti a favore di uno o dell'altro dei due robot impegnati in questa sfida per la vendetta. Plundergirls adesso utilizza il suo perforatore anteriore per lasciare dei segni molto evidenti sulle cromature di Sir Cromalot. Ricavato da un cerchione di camion, Sir Cromalot contro un Plundergirls sempre più incattivito. Un Plundergirls che cerca adesso di trascinare Sir Cromalot nel pozzo, ma finisce per rimanerne lui prigioniero. E c'è il colpo di scena, è Plundergirls che finisce nel pozzo per primo. Sì, ve l'avevamo detto, Plundergirls. Sir Cromalot trionfa a un passo dall'abisso.
L'eleganza di Sir Cromalot ha avuto la meglio sulla forza bruta di Flanderberg 5.